A questo punto arriviamo nel vivo della serata con le due relazioni ufficiali, poi i nostri relatori saranno disponibili per un ovvio dibattito, tavolo rotonda, con il pubblico presente e con le autorità presenti. Io lascio la parola dunque all'avvocato Bonanni, presidente nazionale dell'ONA e legale delle vittime della pena. Vorrei prima di tutto ringraziare il sindaco della città, oltre a Davide Fabretti, e a tutti voi che siete intervenuti, e della fiducia e della considerazione riservati all'Osservatorio Nazionale Amianto e nella mia persona in particolare. Ringrazio anche il sostituto procuratore della Repubblica di Milano, dottor Ascione, il quale ha accettato l'invito di intervenire, perché la sua relazione sarà particolarmente importante dal punto di vista giuridico, in un'ottica che io chiamerei di utilizzo in prevenzione del diritto penale, o meglio di profili penali applicati al principio di precauzione e di prevenzione, cioè di intervenire prima che succeda l'irreparabile, perché il bene salute è un bene prezioso la cui importanza si acquisisce nel momento in cui uno non ha più la salute e comincia ad avere dei problemi. E così anche lo stesso bene ambiente, che insieme costituiscono i presupposti indispensabili per la fruizione di qualsiasi altro diritto. Ed allora serve poco il diritto penale in repressione quando la vita umana o l'ambiente sono ormai compromessi, e di più quando non so, magari oltre la vita umana è compromessa anche la dignità della persona e le dignità delle famiglie e le dignità di un'intera società, di un intero territorio. Non entro nel merito della questione di scarica, perché su questa questione io sono stato già chiaro con il sindaco. Noi dell'Osservatorio Nazionale Amianto stiamo pensando di, anche alla luce di alcune indagini difensive che le parti offese, tra queste l'ONA, possono fare anche prima di depositare in procura degli esposti. Quindi si possono fare delle indagini difensive, acquisire dei documenti e quindi, diciamo, esporre i fatti alla procura della Repubblica competente. E quindi non è escluso che noi come ONA, anche in tempi brevissimi, su questa questione possiamo interessare l'autorità giudiziaria competente, proprio nell'ottica della tutela del bene salute della pubblica incolumità in relazione ad alcune fattispecie di reato, quali possono essere quelle di quell'articolo 434 prima comma del codice penale, in relazione al fatto che qualsiasi rischio per la pubblica incolumità fa emergere, almeno a livello anche di tentativo, la necessità di approfondimenti, proprio perché il bene salute e la pubblica incolumità in modo particolare sono così rilevanti, determinando così l'anticipazione della tutela penale alla sola messa in pericolo del bene stesso. Già negli anni 30 il Manzini approfondiva questi temi, che poi vennero recepiti dal codice, che poi hanno trovato applicazione nel processo Edelit di Torino, rispetto al quale anche la messa in pericolo, anche la semplice esposizione all'amianto rispetto a coloro che non hanno ancora contratto delle patologie integra il reato di quell'articolo 434 primo comma, per i lavoratori invece 437 primo comma codice penale, mentre la malattia, il caso di malattia e di morte integra il 434 secondo comma nel caso della popolazione, 437 secondo comma per quanto riguarda invece i lavoratori impiegati negli stabilimenti, riferito all'amianto come riferito a qualsiasi altro agente patogeno. Quindi sotto questi aspetti noi come Osservatorio Nazionale Amianto perseguiremo, lo dicevo al vostro sindaco, perseguiremo questa, la selezione di questa ipotesi. Naturalmente ad oggi
anche per correttezza, non posso anticipare nulla in quanto abbiamo ancora in corso le nostre indagini difensive e quindi in base a quello che dovesse emergere ci riserviamo appunto di segnalare fatti e circostanze alla competente Procura della Repubblica. Entriamo, quindi questo precisato, nel senso che non entro nel merito della questione perché ci entreremo nella fase competente, nella sede competente che sarà eventualmente quella giudiziaria, vorrei approfondire alcuni temi legati specificamente alla questione amianto in generale. Però che l'amianto sia un agente patogeno e anche un cancerogeno era emerso rispettivamente in riferimento alla pericolosità delle polveri già nel 1700 con Ramazzini e successivamente già dal punto di vista giudiziario con una sentenza del Tribunale di Torino, poi confermata dalla Corte del 1906, confermata dalla Corte di Appello nel 1907. Il legislatore lo considera un agente pericoloso, rendendo morbigene le sue e pericolose le sue, la sua lavorazione con il Regio Decreto 442 del 1909. L'asbestosi viene tabellata nel 1943 con la legge 455. Già negli anni 30 emerge, ma su questo c'è l'oncologo, l'assessore l'onorevole Melazzini, che è molto più esperto di me, quindi su questi punti diciamo io sorvolo direttamente per non togliere, diciamo, sarò molto sintetico per non togliere spazio al necessario approfondimento. Ma già negli anni 30 comincia ad emergere negli Stati Uniti, ma anche in Italia e in Germania, il fatto che tra i lavoratori che erano affetti da asbestosi c'erano molti casi di tumore al polmone. Gli studi di Gardner negli Stati Uniti vennero censurati pesantemente, gli studi tedeschi vennero sottovalutati, finché Dole a metà anni 50 dimostrò incontrovertibilmente il legame, il nesso di causalità tra esposizione all'amianto e tumore al polmone. Sono della fine degli anni 50 gli studi di Wagner e degli inizi degli anni 60 quelli di Selikov, che dimostrano incontrovertibilmente il nesso tra esposizione all'amianto e mesotelioma. Nell'occasione del simposio internazionale che si tenne a metà anni 60 a New York ebbe modo di intervenire anche il professor Pigliani, che portò l'esperienza italiana, dalla quale emerse che tra i lavoratori ai quali era stata riconosciuta la rendita per malattia professionale da asbestosi, il 33% decedevano per tumore al polmone. Quindi in Italia ci fu tutto un dibattito e un approfondimento in vari convegni e congressi, finché sostanzialmente dovette intervenire il legislatore comunitario con la direttiva 477 dell'83, il cui termine di ricepimento era il 1 gennaio del 1987, disatteso dall'Italia, tanto che nel 1989 fu promossa una procedura di infrazione dall'Unione Europea che portò alla condanna con la decisione del 13 dicembre del 1990. Al che vennero introdotte con il decreto legislativo 277 del 91 in Italia i limiti di soglia, con gli articoli 24 e 31. Ed è interessante, allora, un documento che io ebbi modo di consegnare anche, che diciamo resi pubblico per la prima volta negli Stati Uniti in una conferenza internazionale che si tenne a Burlington nel 2011 e poi successivamente nell'ottobre 2011 presso la Columbia University di New York, che poi nel febbraio 2012 consegnai al Ministro della Salute. Le lobby dell'amianto, di cui troviamo riferimento anche nella sentenza Eternit, erano riuscite a metà degli anni 70 ad essere così influenti anche in Italia, perché nasce tutto a livello internazionale, ma con una tendellata anche in Italia, erano riusciti praticamente a influenzare il ministro della salute dell'epoca affinché in Italia non ci fossero limiti di soglia. E praticamente fecero delle pressioni tali attraverso l'ENPI affinché il ministro non approvasse questi limiti di soglia.
Questo è un documento che si trova all'Archivio di Stato di Torino, dal quale risulta questa circostanza, che trova conferma giurisprudenziale in una sentenza del dottor Ciocchetti del Tribunale di Torino, ed è un documento allegato alla sentenza con il numero 117, e trova conferma nella sentenza di condanna della Corte di Giustizia a carico della Repubblica Italiana. E ulteriormente nell'attività di boicottaggio che i produttori dell'amianto riuscirono a organizzare danni di seguito, tant'è vero che in una riunione che si tenne in Germania e dove parteciparono pure esponenti dell'Eternit italiana, fu redatto un appunto scritto a mano nel quale venivano impartiti gli ordini ad alcuni medici in qualche modo legati all'Eternit di non nominare mai Seligov, oppure se fosse stato nominato di contrastarlo ferocemente in relazione alla pericolosità dell'amianto che l'Eternit e i produttori dell'amianto in generale, tra cui la Fifronit, ben nota nel campo territoriale e sulla quale domani si terrà un'importante udienza alla quale parteciperò, affinché fosse boicottata la persona di Seligov e quindi sul fatto del rischio amianto, che quindi era ben noto anche ai produttori, quindi c'è un'ipotesi di dolo, quindi non solo di colpa ma anche di dolo. Un interessante rilievo è che i produttori dell'amianto riuscirono a creare anche un'associazione che si chiamava CEDAF e della quale facevano parte anche diversi esponenti anche di enti pubblici, vedi Istituto Superiore della Sanità eccetera. Su questo noi come diciamo, sia io come legale che come associazione ONA e ma anche come associazione Avani, sul punto abbiamo fatto diversi esposti a diverse procure degli uffici giudiziari, proprio perché si evidenzia un ruolo determinante delle lobby a livello internazionale con ripercussioni in Italia, ma nel territorio pavese in modo particolare. Quindi questa vostra provincia è già particolarmente sofferente, una provincia martire sotto questo punto di vista. E direi che è una esperienza che mi ha la conoscenza di molte vittime, di decine se non centinaia di vittime del territorio pavese, è un'esperienza sconvolgente, drammatica e sconvolgente, e che io potrei in qualche modo paragonare o ad un olocausto silenzioso o alle parole di Tito Livio quando ricorda nella battaglia di Cannae i morti romani, i soldati romani che in un carnaio incredibile dovevano o buttarsi lungo il fiume oppure venivano trucidati dalle truppe di Annibale ormai accerchiati, e quindi Tito Livio ce lo descrive come un carnaio di morti uno sull'altro. E l'esperienza della provincia pavese mi richiama la memoria, quindi ho un campo di sterminio, ho il carnaio della battaglia di Cannae, dove praticamente il sangue era in questo caso la sofferenza cruenta che coglie non solo le vittime ma anche i familiari, le famiglie, distrugge quindi non solo le famiglie ma l'intero tessuto sociale, che coglie e distrugge quindi il tessuto di un'intera comunità, a fronte della quale però le pubbliche istituzioni, comune, provincia, regione, con questo non voglio far polemica con diciamo la politica regionale, provinciale, locale, sono lungi ben da me da far polemica, anzi ringrazio tutti i politici intervenuti. Però ho avuto la netta sensazione che almeno nel passato chi ha in qualche modo, chi avrebbe dovuto impedire
questa situazione non abbia, non, quantomeno non dico che abbia collaborato, dico che quantomeno non è stato efficace nella tutela della salute. Quindi non voglio colpevolizzare, perché non sarebbe neanche corretto in assenza di contraddittorio, quindi non voglio colpevolizzare, voglio dire che non è stato efficace. Allora io dico, dobbiamo cercare di imparare la lezione dalla storia. Ripeto, non entro nel merito sulla storia della discarica, però io dico, c'è un principio di, abbiamo parlato anche di diritto comunitario, il sindaco faceva riferimento al diritto comunitario, al principio di diritto quindi sovranazionale, ma c'è il principio di precauzione, c'è il fatto che la salute è il bene più prezioso, che è un diritto assoluto ed è un diritto che appartiene all'uomo per il fatto stesso che di essere uomo e dal momento della nascita ed è irrinunciabile e inalienabile. Allora io dico, bisognerebbe dare applicazione ai principi di saggezza e di buonsenso e evitare ogni rischio. Questo senza entrare nel merito specifico, perché lo debba ulteriormente approfondire e ove io dovessi ritenere, alla luce anche di valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale dell'Associazione, che ci sia un pericolo per la comunità, sarà mio preciso dovere il giorno dopo andare presso la Procura della Repubblica competente e depositare la documentazione, i pareri scientifici dei membri del nostro Comitato Tecnico Scientifico, e quindi diciamo sarà mio dovere poi intervenire nella fase competente, nella sede competente. Ma io dico di valutare attentamente, applicando i principi di precauzione in modo tale da evitare ogni rischio per la pubblica incolumità dettato dalla presenza di amianto ma anche di altri agenti patogeni. Questo è il punto chiave di questa vicenda, di questa situazione. Per il resto volevo approfondire ulteriori rilievi, e sono quelli legati al rischio anche per i lavoratori in generale esposti all'amianto, per il fatto che comunque qualsiasi esposizione dannosa dal punto di vista proprio medico, e poi l'assessore il professore ce lo confermerà sul punto, ed allora proprio perché ogni esposizione all'amianto è dannosa e perché è suscettibile, possono essere sufficienti anche poche fibre per contrarre delle patologie gravissime quali il mesotelioma, è evidente che qualsiasi esposizione andrebbe evitata. Quindi dal punto di vista strettamente giuridico, qualsiasi esposizione dannosa significa che qualsiasi esposizione può essere fonte di danno dal punto di vista medico, ma soprattutto giuridico, nel senso della risarcibilità del pregiudizio stesso, che sia quello patrimoniale che sia quello non patrimoniale. Quindi, e questo ci discende anche dal processo Edermit, sono responsabili tutti coloro che per qualsiasi motivo danno esposizione all'amianto, anche ove la patologia non sia ancora insorta. Naturalmente il danno ove la patologia non fosse ancora insorta sarebbe soltanto quello legato alla preoccupazione, alla necessità di continui controlli sanitari e un certo pregiudizio indotto dal fatto che comunque un agente cancerogeno determina sempre dei pregiudizi legati alla necessità del sistema immunitario di doversi comunque in qualche modo difendere da queste aggressioni, da questi cosiddetti insulti cancerogeni, e comunque anche del sistema immunitario in alcuni casi di dover intervenire nel caso in cui insorga un processo cosiddetto precanceroso. E per quanto riguarda specificamente i casi di patologie asbesto correlate, tra le quali mesotelioma, carcinoma del polmone e asbestosi e le altre patologie quali il tumore del colon e delle vie respiratorie, e in ultimo altre da recenti ricerche altri tumori come potrebbero essere quelli delle vie urinarie o quelli del fegato, anche se su queste ultime le evidenze scientifiche ancora
non sono tali da poter ritenere certo il nesso causale. Evidentemente, in caso di insorgenza di queste patologie, l'avente diritto può reclamare, se dipendente, quindi in caso di malattia professionale, la rendita INAIL, la prestazione INAIL, in caso invece, e oltre naturalmente il danno differenziale a carico del datore di lavoro, in caso non fosse invece un dipendente, quindi non fosse legato all'attività lavorativa, può chiedere il risarcimento dei danni dal punto di vista prettamente civilistico, oppure in caso di procedimento penale può costituirsi parte civile nel procedimento penale e quindi esercitare l'azione nel procedimento penale. Questo è un quadro diciamo molto sintetico, in modo da permettere poi al dottor Ascione di innestarsi su questo mio molto sintetico ragionamento, e approfondisce la Corte di Cassazione in recenti sentenze il problema del nesso di causalità, anche perché specialmente per quanto riguarda il mesotelioma, ritenendo che anche il mesotelioma sia dose dipendente. E questo è molto importante perché in base ad una distorta lettura del pensiero di Senkoff si era giunti a sostenere che la teoria della trigger dose facesse riferimento alla singola fibra killer. Ecco, dobbiamo precisare questo, diciamo, lo dico non per gli addetti ai lavori ma per i cittadini intervenuti, quindi questa breve sintesi è per i cittadini intervenuti, perché altrimenti la questione, le questioni rimangono appese, invece è meglio dire anche delle cose per i cittadini che intervengono. Non è la singola fibra, ecco, quindi diciamo dobbiamo essere precisi anche per non fare allarmismo eccessivo. Non è che una fibra determina il mesotelioma. Quando Senkoff parlava di trigger dose, è la dose necessaria perché si promuova un processo cancerogeno legato specificamente al mesotelioma. Quindi ogni singola esposizione permette di raggiungere questa trigger dose, che varia da persona a persona perché dipende dalla suscettibilità della singola persona. Allora, non è che una fibra killer, se uno l'ha respirata, deve morire di paura tutta la vita. Diciamo che giorno dopo giorno, se uno continua, è chiaro che se uno è particolarmente sensibile può bastare anche una minima dose straordinariamente piccola, ma bisogna essere chiari che quando noi parliamo di fibronit, di eter, all'interno delle enormi dosi, quindi ogni esposizione va evitata affinché non si raggiunga la trigger dose, ma anche quando il processo è iniziato, nel momento in cui ci sono altre esposizioni, anche quelle altre sono dannose perché diminuiscono i tempi di latenza e comunque rendono più aggressiva la patologia, anche se quando io dico è più aggressiva la patologia dal punto di vista medico non è correttissimo, poi l'assessore magari il professore su questo sarà molto più preciso, non è proprio giustissimo a questo medico, però in realtà si traduce comunque in una patologia più aggressiva, oltre che naturalmente alcune altre patologie quali possono essere l'asbestosi, dose correlate, quindi un'enorme dose, e per il tumore al polmone gioca un ruolo fondamentale anche il fumo di tabacco, per cui diciamo ai cittadini in sala, eventualmente tra coloro esposti all'amianto, consiglierei di non fumare perché questo moltiplica, determina un sinergismo tra gli agenti patogeni e quindi ecco, sono moltiplicano il rischio, quindi un qualche cosa che consiglio sempre in tutti gli incontri affinché insomma in modo di dare qualche consiglio diciamo ai cittadini eventualmente esposti all'amianto. Quindi questo per essere chiari, cioè non è la singola fibra, ma evidentemente bisogna evitare le esposizioni perché anche le basse dosi, come diceva Senkoff, sono diciamo dannose per quei motivi che ho cercato di spiegare. Direi che il quadro che ho cercato di tracciare in modo molto sintetico e spero anche in modo molto semplice per permettere diciamo anche ai non addetti ai lavori di comprendere le mie parole, naturalmente scusandomi con gli esperti per l'enorme semplificazione,
però mi sembrava opportuno il permettere di essere chiaro e di farmi capire pure non addetti ai lavori. Quindi, questa è quindi andrete evitata ogni esposizione, perché ogni esposizione all'amianto, come a qualsiasi altra agente patogena e cancerogena, è dannosa per la vita umana. E anche laddove non dovesse insorgere un tumore, in ogni caso il cancerogeno è un danno alla salute della persona, perché esaurisce gli enzimi riparatori e tante altre cose. Io faccio anche spesso una enorme semplificazione, ma che fa capire molto anche a chi, diciamo, non è addetto ai lavori. Faccio l'esempio dei chiodi che uno butta sull'autostrada e il commista che deve riparare le gomme che si bucano. Naturalmente il commista sono gli enzimi riparatori e il sistema immunitario dell'organismo, quindi noi ci difendiamo dai cancerogeni, cioè abbiamo tutto un sistema che ci difende, e quindi sarebbe come il commista che ripara la gomma che si butta. Ma se io sull'autostrada, invece di buttare 10 chiodi, ce ne butto 100 di chiodi e buco tutte le gomme, il commista non ce la fa a ripararle e intasso l'autostrada. Quindi a quel punto ecco il tumore. Allora bisogna cercare di evitare l'amianto, il benzene, ecco, visto che siamo in tema di raffineria, benzene, eccetera. Quindi questo è il quadro sul quale vorrei che il dottor Ascione invece tracciasse un quadro specifico dal punto di vista giuridico. Proprio nell'ottica dell'uso del diritto penale in prevenzione, non come repressione di un reato, del reato quando già c'è, ma in prevenzione.